Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo è il primo video domenicale di questo nuovo anno, perché non è che questa sia la prima domenica dell'anno, come ben sapete, però la scorsa domenica eravamo ancora in vacanza e io così mi sono presa una pausa. E appunto le vacanze sono finite. E quest'anno la fine delle vacanze mi mette davvero una grande tristezza. Prima di tutto, almeno per me personalmente, quest'anno sono volate. Sono veramente letteralmente volate le vacanze. E niente, sono molto triste. Sono particolarmente triste perché, beh, intanto avevo dei piani che sono saltati. Dovevo partire anch'io per Nizza insieme al mio compagno. Invece poi, visto come il gran numero di contagi che ci sono, sì, anche qui da noi in Italia, ma in Francia sono ancora più hanno un numero ancora più alto, abbiamo optato perché io rimanessi qua. Scusate, ho questa cosa negli occhi che mi riflette e non mi piace, non so che cosa vedete, aspettate un attimo. Boh, ho cercato di sistemare un po' la luce, non so con quale risultato. Vi chiedo scusa. Dicevo, in Francia i contagi sono molto molto più alti rispetto a noi, ma soprattutto i francesi fanno meno attenzione. Poi, per carità, se ti deve succedere qualcosa ti succede, eccetera, eccetera, però insomma, a farla breve, con il mio compagno abbiamo deciso che siccome lui fa un lavoro dove sta a contatto con la gente, quindi io, per carità, mi auguro che anche a lui non succeda assolutamente nulla, però anche se siamo vaccinati tutti e due, io sono più cagionevole e quindi insomma abbiamo deciso di aspettare almeno che passi il picco e speriamo bene. Però questa cosa mi deprime perché lo so, non bisogna lamentarsi, bisogna essere forti, però questa pandemia veramente sembra non finire mai. E poi continuare a rimanere io qua, lui là, insomma. A me piace la solitudine, però quando è una libera scelta, non quando è forzata da fatti esterni. E poi comunque la solitudine è una bella cosa. Io sono a favore che fra le coppie ci siano degli stacchi ogni tanto in cui ognuno sta per i cavoli propri. Io la concepisco così la vita di coppia, ognuno poi fa quello che vuole, però io e il mio compagno abbiamo trovato questo equilibrio. Però un po' va bene, ma poi non se ne può più. Comunque, insomma, tra la fine delle vacanze, il problema di questa pandemia, adesso poi sentivo che ci sono queste nuove varianti, non ci ho capito niente. Sinceramente, oggi non avevo neanche voglia di ascoltare così tanto queste notizie. Tra il fatto che appunto lui è partito e io sono rimasta qua, tutto un insieme di cose oggi un po' deprimente, insomma. Però, insomma, vediamo di fare qualche cosa di un pochino più, non dico divertente, ma un pochino più leggero per questo video, perché altrimenti vi ammorbo per l'ennesima volta. Allora, l'altro giorno siamo andati a Roma. Tra l'altro, Roma un pochino mi manca. A Roma ho fatto un po' di saldi. Giusto per chiudere poi con le follie delle spese natalizie, perché questo è un altro motivo per cui gennaio io non lo amo troppo. Finiscono le vacanze, la gente non ha più tutto questo entusiasmo, ha finito i soldi anche, io pure li ho finiti, per cui poi si placa tutto, rimane tutto un po' così addormentato e anche un po' tristanzuolo. E prima di entrare in questo periodo un po' tristanzuolo di gennaio inoltrato, ho detto vabbè, perché non farci qualche saldo? E quindi allora mi sono comperata da Campo Marzio, chi è di Roma forse sa di che cosa sto parlando, questa borsa. Era da un po' che la guardavo online, l'avevo vista sul sito, perché è double face, cioè come la vedete qua, così nera, si può rigirare e diventa rossa.
Credo che rossa la userò poco, però voglio usarla anche rossa. E poi c'è dentro questo piccolo borsellino dove uno, ma più che altro io qua metterò, credo, i cellulari, perché in realtà poi io metto sempre, ho una specie di astuccio dove tengo le cose più importanti e fondamentali, e quando cambio borsa prendo l'astuccio, la trousse, chiamiamola così, e la metto di borsa in borsa. Quindi non ha una chiusura, questo è un handicap di questa borsa, però è anche vero che è molto profonda, per cui mi diceva la commessa che lei la usa anche per prendere la metro, per esempio, a Roma, in tranquillità, ma ci credo, perché anch'io ho borse aperte, che insomma, se uno fa attenzione non ci sono grosse problematiche, insomma. E ho trovato questa borsa molto carina, era scontata e quindi l'ho presa. Poi, sempre da Campomazio, ho trovato, mi serviva perché era da tanto tempo che dovevo cambiarlo, un nuovo portafoglio. Premetto che più che un portafoglio sembra una borsa, però io ci tengo un sacco di cose dentro il portafoglio, biglietti da visita, carta d'identità, 50.000 carte, non di credito, ma carte, sapete quelle dei vari negozi, delle varie, non so, la carta del supermercato, la carta della Feltrinelli, che uno adesso i più tecnologici le mettono tutte, le scannerizzano, hanno tutta la scannerizzazione sul cellulare. Io però non sono così tecnologica e quindi ho preso un portafoglio come questo dove ci stanno un sacco di cose. Allora, ecco qui c'è tutto uno spazio per tutte le mie varie carte. Mi piace anche il fatto che qua ci si possa mettere delle foto o qualche cosa, insomma, ci sia questo lato trasparente. Poi vabbè, qua ci sono gli spazi per mettere altre cose, tipo, che ne so, i tesserini vari, il mio tesserino da giornalista e balle varie. Qua si possono mettere le banconote. Qua un po' di moneta, io la moneta ce l'ho sempre in un borsellino a parte, ma mi era piaciuto il colore, questo color salmone, non so se lo vedete bene perché c'è la luce contro, questo è il color salmone, niente, io ho flashato quando l'ho visto. Tra l'altro io non la porterò mai così, però in realtà, siccome appunto è bello cicciotto, si può anche, c'è anche la possibilità di farne una piccola tracolla. Magari estiva, non lo so, dove metti appunto l'essenziale, ma io la mia borsa è la borsa di Mary Poppins, per cui figuriamoci se mi potrebbe bastare una cosa così. Questo è un borsellino per me, cioè è un portafoglio, non una mini pochette. Però insomma, mi è piaciuto un casino il colore, mi è piaciuto tantissimo. Era in sconto anche questo del 30% e quindi l'ho acquistato. Poi, però, questo mi è stato invece regalato. Allora, intanto guardate, mi piace anche soltanto anche la borsa che mi hanno dato, mi è piaciuto un sacco. Io era da tanti anni che mi volevo ricomprare un Kiwei, perché quando ero ragazza io avevo un Kiwei, poi ovviamente l'ho buttato. Per molto tempo non ho più considerato il Kiwei come un abbigliamento che potesse andarmi bene. Ora, se mi va bene o meno, non lo so, ma lo volevo. Quest'autunno, quando sono andata a San Giovanni Rotondo, ho visto che mia sorella ce l'aveva e mi è venuto in mente che poteva essere veramente pratico. L'ho cercato come una matta qua nei dintorni, ma nessuno lo vendeva. E quindi insomma, l'altro giorno, passando appunto da Campomarzio, ho visto che c'era il negozio Kiwei. Tra l'altro c'era un minimo di fila per entrare perché c'erano appunto i saldi, ma la fila era dovuta al fatto che si entrava a non più di tre, entravano nel negozio non più di 3 persone. Questo l'ho trovato un'ottima cosa, per cui mi ha invogliata a fare questo minimo di fila per prendere questo Kiwei. L'ho preso giallo, quest'anno mi garba il giallo. Però in realtà è un regalo, me l'ha regalato il mio compagno. E finalmente sono riuscita a trovare il classico Kiwei, quello che si accartoccia e si mette a marsupio. E mi piace un casino, fichissimo, contentissima. E a proposito di file,
Ho visto che c'era, non è che non ci fosse gente in giro per Roma o che non ci fosse gente in giro per Saldi, a parte che io ho evitato scientificamente le classiche vie dello shopping che so essere più frequentate a Roma, stile via Cola di Rienzo oppure via Condotti, via del Corso. Io ero nella zona di via Condotti, via del Corso, ma ho fatto solo le vie trasversali, anche perché non è che ero andata con l'intenzione di comprare chissà che cosa, e stavamo facendo una passeggiata, passando davanti ad alcuni negozi per me storici dei miei acquisti, mi è venuto in mente che potevo magari appunto approfittare per prendere la borsa che vi ho fatto vedere e poi il Kiwai, che però è stato un fuori programma perché non ci pensavo lì per lì. Dicevo, non c'era moltissima gente, però un po' di gente c'era anche in queste vie trasversali. Un po' di fila l'abbiamo fatta, ad esempio, per entrare nel negozio dei Kiwei, ma non c'era l'assalto ai forni. Esempio, per chi è di Roma sa di che cosa sto parlando, chi non è di Roma spiego un pochino meglio dopo. Davide Cenci è un negozio che secondo me ha dell'abbigliamento bellissimo, anche se molto caro, però c'è una grandissima scelta di moltissimi marchi, di moltissime alta sartoria, tutto quello che volete. E ricordo telegiornali regionali in cui facevano vedere che c'era una fila che girava l'angolo praticamente per entrare da Davide Cenci quando c'erano i saldi. Ecco, quest'anno niente di tutto questo. C'era una fila minimalista, ci saranno state 4-5 persone che aspettavano fuori. Questo credo che sia dovuto non solo al fatto che c'è la pandemia, forse la gente ha paura di uscire, ma credo che sia dovuto al fatto che effettivamente, anche se l'Italia è in ripresa, tutto quello che volete, però c'è una grande crisi. Io ovviamente da Davide Cenci sono passato, ho guardato le vetrine, ho tirato dritto, non ho comprato assolutamente nulla. Sono molti anni che non compro quasi più niente, anzi non entro più da Davide Cenci da, boh, saranno almeno 5 anni. Quindi saldi sì, acquisti sì, ma con parsimonia, sia da parte mia che da parte delle persone che c'erano lì nei dintorni. E poi mi sono presa anche sempre in saldo questa mug, questa tazza. Con la mia iniziale, quest'anno ho flashato cioè, io vado a periodi, quest'anno è l'anno in cui questo è il periodo in cui sono in trip con le iniziali. E mi piacevano anche le carte, il fatto che c'erano i semi delle carte da gioco ed è una tazza della Bialetti, che come chi mi segue saprà, è un marchio che mi piace molto, il caffè Bialetti, le caffettiere Bialetti. Tra l'altro stavano per chiudere molti negozi Bialetti, e secondo me invece acquistare e aiutare a non chiudere e quindi a non licenziare un certo numero di persone. Ho visto che in Via dei Coronari ne hanno aperto uno nuovo di negozio Bialetti. Questo mi fa molto piacere perché a Nizza, da Nice Étoile, c'era Bialetti e l'hanno chiuso. Il fatto che invece qui da noi a Roma abbiano aperto un altro negozio mi ha rallegrata così. E quindi niente, ho preso anche questa mug qua. È carina, molto kitsch, lo ammetto, la trovo kitschissima, però è talmente kitsch che mi piace. E quindi niente. Nulla, sciocchezze vi sto dicendo in questo momento, ma così per entrare nel nuovo anno e nei miei nuovi video domenicali in punta di piedi. Non vi consiglio un libro, una lettura questa domenica perché vi metto qua il video che ho fatto recentemente della mia lista di libri della Befana e di libri per le letture invernali, insomma, perché appunto, come vi dicevo prima, adesso si entra in quel periodo dell'anno in cui tra il freddo, qui sta arrivando una tramontana che guardate, sono in casa, c'è il riscaldamento acceso, io ho delle finestre che sono veramente molto buone perché non passano spifferi, non passa niente, ma ho comunque una maglia di lana perché sta arrivando una tramontana, un vento di tramontana pazzesco. Quindi tra il freddo, tra questa pandemia,
tra il fatto che sono finiti i soldi e le feste che ci siamo lasciati alle spalle con tutti i bagordi, eccetera, ci fanno forse venire voglia di rimanere un pochino più morigerati. Uno rimane in casa e legge, almeno meno male che ci sono i libri per quel che mi riguarda, perché sono consolatori da morire. E quindi vi ho messo il video appunto dove vi ho fatto tutto l'elenco delle mie prossime letture e quindi non ve ne aggiungerò un altro e non aggiungerò nemmeno altre chiacchiere perché nulla, questo video cercherò di essere un pochino più stringata. Perciò che dirvi, sono ancora in tempo per augurarvi buon anno e quindi buon anno, che sia sereno davvero. Perlomeno questo è quello che vi auguro di cuore. E se il mio video vi è piaciuto, mettetemi un like per cortesia. Se vi piace il mio canale o se comunque vi faccio compagnia e non vi siete ancora iscritti, per favore iscrivetevi. E niente. Ciao e alla prossima. E grazie a chi si è iscritto. Ciao.